Eccomi qui per parlarti dell'ultima lettura terminata. Sì, non ho ancora fatto il fogliettino per i libri illustrati e spero di trovare il tempo prima o poi. Comunque ti parlo di La Volpe e la Stella di Coralie Bickford Smith della Salani Editori al costo di 23 euro. Lo so, 23 euro per un libricino così sono tantissimi, però la copertina, non so se puoi sentirlo, magari puoi vederlo un po'. È in tessuto, è ricoperta interamente di tessuto, vedi? E dietro è così, all'interno è così, e la grafica è questa. È una lettura velocissima e io avevo bisogno di leggere qualcosa per così resettare un po' l'ultima lettura terminata, ovvero La sfolgorante luce di Due stelle rosse. Perché sai che è stato un libro che mi ha scombussolata parecchio. Questo è un libro, voglio prima leggerti dietro cosa dice. C'era una volta volpe che abitava nel profondo di una fitta foresta. Per quel che volpe poteva ricordare, la sua unica amica era sempre stata Stella, che ogni notte illuminava i sentieri della foresta per lui. Finché una notte Stella non apparve e Volpe dovette affrontare l'oscurità tutto solo, cioè io senza occhiali non leggo, vabbè. Un capolavoro di grafica e illustrazione, una storia di amore e assenza, una parabola che parla di vita e di nostalgia. Io, a queste ultime parole, vorrei aggiungere che secondo me è una storia che parla molto anche di amicizia, ma di quelle amicizie che ti aiutano a crescere e ti aiutano a crescere perché a volte si fanno da parte e fanno sì che tu possa camminare con le tue gambe. Allora, mi spiego meglio. Ci sono delle amicizie che effettivamente noi ci portiamo avanti da anni e con cui condividiamo magari cose un po' frivole, come non so, serate passate così goliardicamente o pettegolezzi o comunque racconti così di poco conto, diciamo. Io non penso che queste siano amicizie di poco conto, perché le amicizie nella vita servono a prescindere dall'intensità che si dà, ma ci sono delle amicizie che effettivamente sono più profonde. Sono quelle persone a cui uno si sente molto più legato e si sente a proprio agio a raccontare cose più personali. E se effettivamente questa è un'amicizia vera, la persona dall'altra parte non fa altro che ascoltarti e consigliarti per quello che potrebbe essere il meglio per te. Però sei arrivato a un punto in cui questi consigli vengono dati e viene data anche la libertà di scegliere se seguirli o far da sé. Quindi la libertà di camminare effettivamente con le proprie gambe. E questo secondo me è quello che succede all'interno di questo libricino. Volpe ha come sua unica amica Stella, che a un certo punto scompare. Ma secondo me scompare per un motivo, per far capire a Volpe che sì, sei sempre stata accompagnata da me, però tu hai le capacità per andare avanti con le tue di gambe. Hai la capacità per affrontare la vita anche da sola, perché ce la puoi fare, perché sei intelligente, sei coraggiosa, hai la capacità di interagire con gli altri e quindi vai, puoi farcela. Io ci sarò sempre, ma tu puoi farcela anche da sola. E questa secondo me è una lezione bellissima. È un libro che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto. Io non vedo l'ora che Leonardo abbia la possibilità di capirlo meglio, perché secondo me adesso ancora no, e non vedo l'ora di poterglielo leggere e poter parlare con lui di questa cosa e di fargli capire che effettivamente, in questo caso la mamma, ci sarà sempre, ma ci sarà per far sì che lui possa andare avanti anche con le sue gambe. Quindi lettura, anche se con 23 euro di spesa, quindi un po' caruccia, è super consigliata. Non solo per l'estetica a livello di copertina e di grafica all'interno,
ma soprattutto di contenuti. Quindi veramente super, super, super. Il voto più alto che gli posso dare. Un mega pollicione in su. Bene, io con questo ti saluto e un bacione, ti do appuntamento al prossimo video.